Non ci sta Sonia Fallshifter a quel podio mancato per soli 4 decimi, perché l'atleta tedesca nella finale carabina a 3 posizioni si è vista passare proprio all'ultimo tiro dalla Lidu. E allora Sonia Fallshifter in questa finale, ovvero la 10 metri carabina donne, nelle qualificazioni ha ottenuto il punteggio più alto, ha ottenuto 399, il ritorno della signora, eccolo qui, in questa finalissima di Coppa del Mondo. Siamo al poligono di tiro di Bangkok, Thailandia. Lei ha chiuso la qualificazione con 399, come lei, l'austriaca Ungerank, sono loro due a partire con il punteggio più alto, con 398, invece l'oro olimpico, ovvero la cinese Si Ling He, che dovrà guardarsi dalla sua connazionale, dal bronzo olimpico, dall'altra cinese Dan Yu. Chi non si è qualificata invece è l'argento olimpico, ovvero la polacca Silvia Bogacza. Silvia Bogacza, che abbiamo visto invece nel 50 metri 3 posizioni salire sul secondo gradino del podio. Ma andiamo a vedere le 8 finaliste con Andrea Arsovic, serba 25 anni, nona nel ranking mondiale, una vecchia conoscenza per chi segue questa disciplina. In corsia numero 7, nella linea di tiro numero 7, la Duli. Quella Duli che abbiamo detto ha battuto all'ultimo tiro la Fallshifter, terza nella 50 metri 3 posizioni. Un ragazzo ha iniziato a gareggiare nel 1996, è andato a vincere le Olimpiadi di Atene nel 2004. Linea di tiro invece numero 6 per l'Ucraina Sharipova, lei ha ottenuto 396 decima nel ranking mondiale, 22 anni. Tredicesima ai giochi olimpici, ha ottenuto il terzo piazzamento nella tappa di Coppa del Mondo a Monaco quest'anno. Non è mai salita sul gradino più alto del podio. Linea di tiro invece numero 5 per la tedesca Jessica Mager, inquadrata in questo momento, parte con il punteggio di 397, 24 anni, sedicesima nel ranking mondiale. Ha vinto molto, ha vinto nel 2008, quell'oro che vedete, lo ha vinto nei campionati europei, erano però gli juniores, lei che ha iniziato a gareggiare nel 2002. Nelle Olimpiadi di Londra si è piazzata nella 20ª posizione. Linea di tiro numero 4 per la Yun Dan, 25 anni, quarta nel ranking mondiale, parte con il punteggio di 397, bronzo ai giochi olimpici, ha vinto i campionati asiatici nel 2009. In linea di tiro 2, l'oro olimpico, la cinese Si Ling He, prima nel ranking mondiale, 23 anni, una carriera incredibile per questa ragazza, ha iniziato a gareggiare nel 2009 e ha vinto tantissimo, ha vinto veramente moltissimo, guardate la grafica, ci fa vedere 3 ori, ma ne ha vinti moltissimi da quel 2009. Ha vinto una finale di Coppa del Mondo, quella del 2011, dello scorso anno, ha vinto i Giochi Olimpici nel 2010, ha vinto anche la finale di Coppa del Mondo a Monaco. Veramente una carriera incredibile per questa ragazza del 1989 che ha iniziato a gareggiare
nel 2009 e da allora ha vinto tantissimo. Ed eccola qua invece Sonia Fallshifter, 41 anni, quinta nel ranking mondiale, 399 punti anche per lei. Chi segue questa disciplina la conosce, perché lei ha scritto pagine importantissime, sempre, quasi sempre presente in tutte le finali. 41 anni per lei, una vera veterana, è qui a Bangkok, si sta prendendo la sua rivincita. Abbiamo detto, dopo quel podio mancato di pochissimo, di soli 4 decimi nella 50 metri e 3 posizioni, ora Sonia Fallshifter cercherà di rifarsi in questa finale 10 metri. Sono 399 punti di partenza per Sonia Fallshifter assieme all'austriaca Ungerank, con le due cinesi però lì dietro, con la Hi 398 e la Yu 397, a pari merito con l'altra tedesca, con la Mager. E allora la finale si svolge con le 8 finaliste, 10 tiri per loro. I punteggi nelle finali valgono i decimali, il punteggio più alto è 10.9. Mentre nelle qualificazioni era il punteggio pieno, e questo è l'ultimo anno che seguiremo questa modalità di finali, perché dal prossimo anno la Federazione Internazionale cambia tutto. Vengono azzerati in finale il punteggio ottenuto nelle qualificazioni, e man mano che si va avanti gli atleti e le atlete vengono eliminati fino ovviamente all'ultimo tiro, quando ne rimarranno soltanto due per contendersi la medaglia d'oro. Una decisione, quella della federazione, ne abbiamo parlato sempre nel corso anche delle altre telecronache, una modalità che è stata contestata in primis dal loro olimpico nella carabina a tre posizioni, Niccolò Campriani, che si è fatto portavoce, è stato lui ad far partire una petizione su internet in cui hanno aderito ben 2200 tra tecnici e atleti del tiro a segno. Ebbene, Niccolò Campriani è stato ascoltato, ha avuto un incontro con la Federazione Internazionale di Tiro a Segno ed è riuscito a cambiare parzialmente questa modalità, ovvero l'azzeramento del punteggio in finale ci sarà sempre. Nel frattempo inizia il primo tiro, si passa però vengono aumentati i tiri dell'atto conclusivo da 30 a 45 nella carabina a tre posizioni, da 10 a 20 in tutte le altre specialità. Ma andiamo a seguire la finale con Arsovic, parte 10.3, altrettanto la Dilu. 10.3 anche per lei, andiamo a vedere l'oro olimpico, 10.8, splendida la partenza di Si Ling He, il tiro perfetto è il 10.9, il 10.8 è vicino alla perfezione. Aia, nel frattempo si legge l'insoddisfazione nel volto di Sonia Fallshifter, perché parte male, parte con un 9.9. Due decimi in più fa Lisa Ungerank, partivano con lo stesso punteggio, 10.1. Allora, la classifica vede ora Ungerank 409.1, due decimi in più rispetto a Sonia Fallshifter 408.9, che ha soli un decimo in più rispetto alla campionessa olimpica, la cinese Hi, che ha 408.7. 407.6 invece per l'altra tedesca, per la Mager, che ha messo segno un bellissimo 10.6 nel primo tiro. Dan Yu invece un 10.4, Arsovic 10.3, Sharipova nel primo tiro 10.3. Andiamo a vedere il secondo tiro della Sharipova, 10.1, buona la partenza, la Mager invece 10.6 nel primo, 9.8. Non riesce a ripetere il tiro precedente, Ungerank nel frattempo fotocopia del tiro precedente, 10.1. Sonia Fallshifter si fa attendere, è una sua caratteristica, è spesso e volentieri l'ultima a tirare. È incredibile, qua la soddisfazione,
Il volto di Sonia Fallshifter faceva pensare a tutt'altro e invece guardate che cosa è riuscita a mettere a segno, uno splendido 10.8. Siamo vicini alla perfezione dopo il 9.9 iniziale, ora un 10.8 che la riporta al comando, 419.7, ora 4 decimi in più rispetto alla cinese Si Ling He che si porta in seconda posizione. Si Ling He ha messo a segno un 10.5. Ungerank, abbiamo detto 10.1, Dang Hu 10.4, fotocopia anche per l'altra cinese. Nel primo tiro aveva messo a segno un 10.4, secondo tiro 10.4. Terzo tiro, le due cinesi a confronto. Con la Yu Dan, quarta posizione, 417.8 per lei. 10.6 per la Yu Dan, 9.9 invece per Si Ling He. Non un gran tiro questo dopo il 10.8 iniziale, il 10.5 nel secondo tiro. 9.9. Sonia Fallshifter. Incredibilmente di nuovo sembra non essere soddisfatta, invece con un 10.5 riesce ad aumentare il suo vantaggio su Ungerank che passa in seconda posizione. Ungerank ha messo a segno il 10.3 che le permette di ripassare in seconda posizione riscavalcando la cinese Si Ling He. Abbiamo visto 9.9 per Si Ling He con la cinese Yu Dan in quarta posizione. Allora, Fallshifter 430.2, Ungerank 429.5, 7 decimi le separano. Terza posizione per Si Ling He, 429.2, quindi è a 3 decimi sulla Ungerank. La Dan Yu 428.4 ed è a 4 decimi in più rispetto all'altra tedesca, a Jessica Mager. Fallshifter Ungerank messa a confronto in questo momento dalla regia internazionale, 10.2 per la Ungerank. Sono 7 decimi che separano la Fallshifter dalla Ungerank. Vediamo nel frattempo se la campionessa olimpica si riprende dopo quel 9.9. Guardate la partenza, 10.8. Abbiamo detto il tiro vicino alla perfezione. 10.1. Buono comunque il tiro per questa ragazza giovanissima, ma attendiamo il tiro di Sonia Fallshifter. La Ungerank, abbiamo detto... 10.2, 10.3 per Fallshifter, che aumenta di un decimo il suo vantaggio. Ora sono 8 i decimi di vantaggio della Fallshifter sulla Ungerank. Terza posizione per Si Ling He, 439.3. 4 decimi in meno rispetto alla Ungerank, ma si è fatta sotto prepotentemente Dang Yu. Punteggio secco 439 per lei, che ha aumentato il suo vantaggio sulla Mager di 8 decimi. 10.6. Il tiro realizzato da Dang Yu. E attenzione perché la Dang Yu dopo 4 tiri si sta facendo minacciosa, 10.4 nei primi due tiri, poi neanche farlo apposta nei secondi due tiri, eccoli là, 10.6 e 10.6. Una media altissima, fino a questo, un altro 10.4, sta andando fortissima la Dang Yu. Ungerank 10.3, sta andando molto bene anche l'atleta austriaca. Fallshifter sempre l'ultima a tirare.
9.9. Esattamente il tiro in precedenza, questa volta fa bene Sonia Fallshifter a lamentarsi, l'abbiamo visto anche prima, un'espressione non felicissima anche dopo quel 10.8. Ebbene, ora Fallshifter sempre al comando, ma ora i decimi di vantaggio sulla Ungerank sono soli 4, ma sono, attenzione perché sono 6 rispetto alla Siling He. Ed è un punto esatto rispetto alla Dang Yu. È una finale apertissima questa qui, perché sono almeno in 4 in lotta per il primo posto, per la medaglia d'oro di Coppa del Mondo. Con la Dang Yu, 52.4 il punteggio che ha ottenuto, e non è il più alto, perché il più alto è quello fino a questo momento di Andrea Arsovic, 52.9. Nuovamente le due cinesi a confronto nella regia della regia internazionale, 4 decimi le separano. Terzo posto per Siling He, quarto per Dang Yu. 10.6 per Dang Yu e 10.1 per Siling He. Fallshifter si riprende dopo il 9.9. Uno splendido 10.5. E allora, come va a cambiare la classifica con la Yudan che passa in terza posizione? Un decimo in più rispetto a Siling He. 5 decimi in meno rispetto a Lisa Ungerank. 9 decimi in meno rispetto alla Fallshifter. Ora, tra la quarta e la prima, un punto di differenza. Esattamente come prima, cambia però la quarta posizione con la Dang Yu che passa dalla quarta alla terza. Scala la campionessa olimpica Siling He. 63 punti fino adesso realizzati dalla Dang Yu. 460.9 per Fallshifter, 4 decimi in più sulla Ungerank. 9 decimi in più rispetto alla terza posizione occupata dalla Dang Yu e un punto in più rispetto a Siling He. E ancora tutto apertissimo, sono invece 2.8 in più rispetto alla quinta posizione, quella occupata dalla connazionale, dall'atleta tedesca Jessica Gmager. E allora Dang Yu terza in grafica contro Lisa Ungerank seconda, allora 10.2. Erano 5 decimi, perfetta parità in questo momento tra Lisa Ungerank e Dang Yu. Vediamo cosa va a fare invece Siling He, 9.9. Non buono il tiro per la campionessa olimpica, che quindi rimane in quarta posizione, ma attenzione al tiro di Sonia Fallshifter, 10.6. Splendido, splendido questo tiro per Sonia Fallshifter. Allora, eccola qui la classifica. Pari merito tra Ungerank e Yu, entrambe a 470.2. 469.8 per Siling Yu, quindi 4 decimi in meno per lei. Fallshifter 471.5. Ora ha un vantaggio di 1.3 Sonia Fallshifter su Ungerank e Yu. Mancano 3 tiri alla conclusione per vedere chi si aggiudica la finale di Coppa del Mondo 10 metri carabina donne. Grafica internazionale arriva in ritardo Dang Yu e Ungerank, seconde a pari merito. 10.2, 10.4, passa in seconda, rimane in seconda posizione
Dangyu, terza Ungerank, due decimi. Attenzione perché Siling Hee 105. Sonia Fallshifter, immensa, 10.4, veramente straordinaria questa finale per Sonia Fallshifter, 10.4 in questo tiro, 481.9, 480 per Dan Yu, terza posizione per Lisa Ungerank, due decimi dalla seconda posizione, 480.4 e attenzione perché Si Ling Hee è lì, un solo decimo, ora separa la Ungerank dalla Hee. E sono invece tre i decimi di vantaggio della Dang Yu su Si Ling Hee. Quando mancano due tiri alla conclusione con Sonia Fallshifter al comando, 481.9, 1.3 di vantaggio rispetto alla Dang Yu che occupa la seconda posizione che grazie a quel 10.5 è riuscita a prendere quel vantaggio di tre decimi su Lisa Ungerank. Di due decimi, scusate. Dan Yu. Si fa attendere il tiro di Dan Yu, 10.5, straordinario quello che sta facendo. Andiamo a vedere Ungerank, 9.4. Caduta per l'austriaca, ma stavo dicendo straordinario quello che sta facendo vedere Dan Yu. 10.7 nel frattempo il tiro di Sonia Fallshifter, bellissima la sua finale. E allora guardate la classifica a questo punto, 492.6 per Fallshifter, Dan Yu 491.1, 5 decimi in più rispetto alla connazionale Si Ling Hee che scavalca Lisa Ungerank, 490.6 per Si Ling Hee, 489.8 per la Ungerank. Sono 5 i decimi di vantaggio della Dan Yu su Si Ling Hee per la seconda posizione. Lisa Ungerank va invece in quarta posizione, paga caro il 9.4 del suo ultimo tiro. Andiamo a vedere se la regia internazionale ci propone il duello bellissimo tra Si Ling Hee e Dan Yu. Dan Yu ha fatto fino a questo momento una gara straordinaria, 10.4, 10.4. No, la regia internazionale decide di farci vedere soltanto la Si Ling Hee. Era bello vedere il confronto tra le due perché Dan Yu ha messo a segno fino a questo momento una serie di colpi incredibili, non è mai scesa sotto il 10, il punteggio più basso è stato il 10.2. Allora andiamo a vedere, 10.1 per Hee Si Ling, non è eccezionale, è buono ma aia, incredibile, 9.2 per la Dan Yu, attenzione perché la Dan Yu con questo tiro rischia di compromettere la seconda posizione. Vediamo Sonia Fallshifter nel frattempo come va a chiudere questa finale. Prima, guardate quel 107 nel suo ultimo tiro, è sempre l'ultima a tirare, è scesa due volte sotto il 10, 29.9, è un 10.6, fa bene a festeggiare Sonia Fallshifter, bellissima la sua finale, finalmente il sorriso sul volto di Sonia Fallshifter che è andata ad aggiudicarsi la finale 10 metri carabina donne, bellissima la sua gara, veramente complimenti a questa atleta, meritatissima questa vittoria per una delle leggende del tiro a segno. Va a chiudere con 503 secondi.
seconda posizione. Per invece la campionessa olimpica, eccola inquadrata in questo momento per Si Ling He, ha chiuso con 10.1. Terza posizione invece per Dang Yu, un vero peccato perché aveva fatto una finale spettacolare fino al nono tiro. Il decimo è andata a chiudere con 9.2. Il sorriso cinese, i cinesi sorridono sempre, ma non deve essere troppo soddisfatta la Dang Yu, perché quel 9.2 le ha compromesso, le è costata il secondo gradino del podio. È stata spettacolare la striscia che ha realizzato fino al nono tiro. 10.4, 10.4, 10.6, 10.6, 10.4, 10.6, 10.2, 10.4, 10.5. È andata a rovinare tutto con l'ultimo tiro, 9.2. Terzo gradino del podio per lei, quindi. Lisa Ungerank invece, che partiva a pari merito con Sonja Fallshifter, chiude in quarta posizione. L'ultimo tiro, 10.3, non abbastanza per riuscire a raggiungere la Dang Yu, chiude con 500.1, due decimi in meno rispetto alla Dang Yu. Quinta posizione per la tedesca Jessica Mager, sesta per Andrea Arsovic, settima per l'ucraina Daria Sharipova, chiude la cinese Li Du. E allora, eccola qui, le due cinesi a festeggiare. È stata una bellissima finale, complimenti ancora a Sonja Fallshifter dopo la delusione nella 50 metri tre posizioni in cui aveva chiuso in quarta posizione, proprio nell'ultimo tiro, si era fatta raggiungere dalla Li Du, ebbene qui ha fatto la miglior qualificazione assieme a Lisa Ungerank con 399,35 centri, poi questa finale in cui ha gestito benissimo, due volte scesa sotto il muro del 10 per un decimo, 29.9, poi tutti gli altri tiri spettacolari, addirittura un bellissimo 10.8 nel secondo tiro e un 10.7 nel penultimo, e ha chiuso, eccola qui, Sonja Fallshifter ha chiuso con uno splendido 10.6. Con la gioia di Sonja Fallshifter, ripetiamo, una leggenda per questo sport, classe 1971, ha iniziato a gareggiare nel 1989. E allora, con le immagini di Sonja Fallshifter affiancata dalla campionessa olimpica, da Si Ling He e da Dang Yu, è tutto. Io ringrazio lo studio di Milano per il suo prezioso contributo, come al solito. Ringrazio voi per averci seguito. Io direi di chiudere con le note dell'inno tedesco, con la gioia di Sonja Fallshifter, che è andata ad aggiudicarsi la finale della 10 metri carabine donne. È tutto. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento, ovviamente, con i programmi di Rai Sport.